Ah, ho capito. Quindi il Jefe non è una parodia di Che Guevara, è una parodia di quel rotto in culo di Batista. Ah, il dittatore che comandava Cuba e faceva i favori agli americani. Ah, ok, sì, ha senso. Eh sì, ma se lui se la toglie. Ma come dormono sti mammalucchi? Ma che davvero? Come nell'uno, bello questo richiamo. Apriti sesamo. Come si dice apriti sesamo in giapponese? Va bene, vedete anche voi quello che vedo anch'io, ragazzi? Un enorme dirigibile. Fine della corsa, Cooper! Prendeteli, idioti! Ma per Ok, favore. sapete che cosa fare? È il momento di darci dentro! Il momento del giorno che preferisco! Coraggio! Facciamogli male, ragazzi. Botte, sangue, violenza leale. Violenza leale. Lei, venga qua. Lei mi deve scusare. Anzi, guarda, scuoto un po'. Sgancia, sgancia, come fanno i bulletti americani. Sgancia, sgancia la mancia, cane. Sgancia, sgancia. Ah, via, non serve più, va.
E qui sgancia, sgancia. No, le monete sono cadute. Ma piantala bene, dai. A me. Ragazzi, occhio che è sopra. Questo bastoncino ha un nuovo proprietario. No! Il jefe sta scappando! Non preoccuparti, Ryoichi. Murray e Bentley staranno con te mentre sistemo il felino e recupero il bastone. Maschera 5. Ho sbloccato qualcosa? Forse. Vediamo. Così un attimo, ragazzi. Scusate, anche sbloccabili. Parapendio scimmia. Cioè, cosa vuol dire? Che il logo di slime me lo cambia con quello di una scimmia? Nah, preferisco il procione. Guarda questo qua, le dimensioni del mio ego proprio. Hey Cooper, cosa dici del mio monumento? Ah, perfetto per attirare i piccioni. Spero che tu sappia volare come un piccione, Cooper, altrimenti non mi prenderai mai. Perché non vieni qui vicino a dirmelo, bello? Staremo a vedere. Mi ci ho splacchiato, adesso vedi cosa ti faccio. Il nome completo di Carmelita è Carmelita Montoya Fox. Cazzo, ma Montoya, porco giusto. Montoya. Ma poi l'avevo già sentito Montoya, non mi ricordo dove, ma l'ho già sentito Montoya. Era il nome di un personaggio di un film, ma non mi ricordo. Porca miseria, che lapsus. Una straordinaria somiglianza, Cooper? Bello quasi quanto quello vero. Già, dovrebbe essere abbastanza grande da contenere il tuo ego sconfinato. Quello che ho detto prima. Guardami ben bene. Voglio che ti ricordi chi ti ha eliminato. Ho l'impressione che tu non abbia via d'uscita, El Jefe. Sei pronto per affrontarmi?
Sempre a difendere la famiglia, Cooper? Peccato che non la potrai mai più rivedere. Oh, Cooper, sei arrivato fino a quassù. E ora... ora cadrai! Staremo a vedere. Bene, boss, è il Jeffe. Fatti sotto merdaccia. Posso attivare le palle di fuoco e avvicinare. Benvenuto nel tuo incubo, Cooper! Coraggio, Cooper! Ops. Sì, ma finché hai stamina di merda non riuscirai mai a farmi nulla. Piantala di scappare. Vuoi la guerra? Dai, spara. Respinta. Oh no. Ho capito male io. Ok, pensavo di dover respingere. Inizia a fare caldo. Nah. Ho sentito di peggio. Ma va a cagare, va. Questo qua si mette a meditare. No, Sly, non ci cascare, non ci cascare. Sai una cosa, Cooper? Stai iniziando veramente a darmi fastidio. Ah, non preoccuparti. Faccio lo stesso effetto a tutti i grandi criminali codardi. Oh! Bene, in spagnolo non significa bambinone? Questi giochetti! Il bambinone! Il bambinone! La Madonna! Ok, ok! Bene, boss e Jeffe, lo dico ancora? Eh sì, certo, fatto sotto merdaccia. Ah, mannaggia! Dai, bastonalo! Sì, così! Forza, forza! No! Avevo premuto X, uff! Se le prendi, amico! Ah! Grazie! Lei è veramente gentile! Non scomparire il cuore, bravo! Per essere un duro, se la dà spesso a gatto. Fermo! No, adesso arrivo e ti bastono. Mi ci ho spelacchiato. Peccato, c'ho l'armatura e mi protegge dal fuoco. St-
sta diventando un po' troppo preventiva di con gli occhi. No, oh, pensavo tirasse la. Vabbè. Dai, dai, addosso! Quando avrò finito di sistemarti, di te non resterà niente! Ho perso il conto di quante volte me l'abbiano detto durante questa trilogia. Anzi, tetralogia, visto che questo è il quarto gioco. Tetralogia. Questa era pessima. O le sue stupide battute. Non lo so, Sly, secondo me entrambi. Mamma mia, cosa ho appena sentito. Se avessi un po' di erba gatta, forse la finirei di scappare. Se avessi un po' di erba gatta. Beh, insomma, tu hai la mia di Bocelli, quindi non è che si può pretendere molto. Devo recuperare il bastone di Ryoichi. Perché io sono duro e quando il gioco si fa duro i duri iniziano a fare sul serio. Chi sei, Raiden? Colpo di grazia? Impossibile! E invece sì, amico mio, come dissi uno, hasta la vittoria sempre! Il jefe era stato sconfitto, disonorato e consegnato alla polizia. Ma era una vittoria vana. Non ero riuscito a recuperare il bastone di Ryoichi e non sapevamo ancora chi ci fosse dietro al piano. Una cosa era certa, era qualcuno di abbastanza potente da avere un esercito privato. Contattammo Dimitri per avere aggiornamenti sul Tibius Raccoonus e parve chiaro che il prossimo da aiutare fosse Tennessee Kid Cooper. Dovevamo tornare alla fine del 1800. Per fortuna, uno degli scagnozzi che aveva preso il bastone di Ryoichi aveva perso una cosa simile a una vecchia stella da sceriffo. Bentley aveva provato a capire da dove arrivasse. E ora tutto quadrava. Dopo aver analizzato il distintivo, Bentley riuscì a calibrare la macchina del tempo. Mentre ci preparavamo per tornare nel vecchio West, mi chiesi come stesse Carmelita.